Salve a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Allora, questo sarà un altro tag ed è tipo la seconda volta che lo rifaccio. La prima volta l'ho fatto giovedì e ora sto provando a editarlo. Però non so perché, ma si stoppava e quindi lo sto rifacendo appunto. E questo tag si chiama Travel Tag, quindi appunto sono 10 domande inerenti al ai viaggi. Partiamo con la prima domanda. Qual è stato il tuo primo viaggio? Allora, tralasciando i viaggi con i miei genitori quando ero piccola, campi scuola e cose del genere. Allora, il mio primo viaggio da sola è stato quest'estate a luglio. Sono stata 2 settimane in Trentino. Io appunto sono partita da sola, che non conoscevo nessuno. Poi però in pratica sul pullman ho conosciuto una ragazza, ci siamo messe in stanza insieme e poi vabbè, piano piano abbiamo conosciuto altre ragazze. E io davvero, cioè, mi sono stupita di me stessa perché ho subito parlato con questa ragazza, quindi non pensavo di fare amicizia così presto. Poi, seconda domanda, quali paesi vorresti rivisitare? Allora, sicuramente l'Inghilterra, Londra più appunto sono più per Londra perché dell'Inghilterra appunto ho visitato solo Londra, perché l'ultima volta che ci sono andata sono stati 4 anni fa, quindi un bel po' di tempo. E poi anche l'Egitto mi piacerebbe tanto rivisitare perché io sono andata anche un bel po' di tempo fa a Sharm el Sheikh. E davvero è strabella. Allora, scusate, c'era il mio cane che prima voleva entrare, poi voleva uscire, insomma, un po' un casino. Poi, terza domanda: se potessi partire domani con tempo e budget illimitati, dove andresti? Allora, o mi farei tutto il giro dell'America, quindi America del Nord, America Centrale, America del Sud. Quindi appunto tutto New York, Los Angeles, California, poi non so, Messico, Cuba, Brasile, appunto tutta l'America. Oppure se no mi farei il giro tipo cioè quella parte Dubai, Cina, Giappone, Australia anche, insomma tutte quelle parti. Quarta domanda, quale posto vorresti visitare solo per il cibo? Allora, diciamo che solo per il cibo l'Italia, perché diciamo negli altri posti non è che hanno proprio diciamo questo cibo così eccezionale, quindi l'Italia. Ristorante o street food? Dipende. Però io diciamo preferisco più gli street food perché sono una cosa, soprattutto quando viaggi, una cosa cioè veloce, facile, quindi preferisco quelli. Hotel o ostello? Hotel anche perché negli ostelli non ci sono mai stata, quindi appunto hotel. Di cosa non puoi fare a meno quando viaggi? Allora, sicuramente una guida. Che sia sul telefono o stampata appunto una mappa perché se no mi perderei sicuramente. E seconda cosa essenziale, la macchinetta fotografica perché io quando sono in posti appunto quando visito posti nuovi devo per forza fare foto perché mi piace tanto e appunto fotografare cose nuove. Poi, quale viaggio ti ha segnato di più? Allora, in particolare uno, più che altro c'è una cosa diciamo, da ridere. In pratica quando sono andata a Parigi, in Francia, in pratica eravamo andate io, mia sorella e mia madre, quindi noi tre da sole, e appena scese dall'aereo dovevamo prendere la metro per andare in hotel. Prendiamo la metro tutte tranquille. A un certo punto vediamo che scendono tutti dalla metro e noi ci chiediamo: ma perché stanno a scendere? E nessuno ci aveva detto niente.
E vabbè, la metro va avanti, a un certo punto si blocca, le porte naturalmente erano tutte chiuse e io tipo impanicata, perché anche perché appunto ero piccola, impanicata, mi stavo per mettere a piangere, non poteva vedere la scena, cioè noi tre da sole su tutta la metro e a un certo punto si aprono le porte e arriva questo signore. E in pratica mia madre fa, e mo chi è questo? Che ci vuole fare? Perché naturalmente la prima cosa che pensa è questo. E proprio io ho tipo tranquillizzato mia madre, ho detto no, no, mamma, guarda, questo è il conducente, penso che si dica così, e che ci vuole riportare indietro. Infatti è stato così, ci ho portato nella cabina di guida e ci ho portato indietro. E poi ci ho fatto, cioè per andare da una parte all'altra, che appunto in mezzo ci sono i binari, ci ho fatto passare sui binari e con tutti i valigioni, no, vabbè, un'esperienza davvero, cioè, da non rifare, veramente. Poi, ottava domanda, vacanza tranquilla o viaggio avventuroso? Allora, se deve essere una vacanza tranquilla, sinceramente non mi piace, cioè di stare lì magari in hotel, nella piscina, a non fare nulla. Sinceramente posso anche andare nella piscina qui a Roma e senza spendere tutti quei soldi. Quindi viaggio avventuroso perché appunto mi piace, se appunto vado in quel posto, mi piace scoprire posti nuovi, vedere cose nuove. Quindi sì. Poi, nona domanda, preferisci viaggiare da solo o in compagnia? Allora, se devo essere sincera, in compagnia mi piace sì, ma fino a un certo punto. Quindi io preferirei viaggiare da sola, però ci sono anche gli svantaggi. Allora, gli svantaggi sono che sicuramente mi perderei, poi tutto può essere, magari trovo le cose benissimo, boh, non si sa. E poi, diciamo, i pregi sono che comunque io magari voglio andare in quel posto, ci vado, perché magari in gruppo ci sono quei 4 o 5 che non vogliono andare in un certo posto, ma ne vogliono andare in un altro. E quindi sei un po' costretta a fare quello che vogliono gli altri in compagnia. E quindi sì, preferisco da sola. Poi, decima e ultima domanda, in che posto del mondo ci sono le donne e gli uomini più belli? Allora, io dico gli uomini perché naturalmente sono una ragazza. Allora, se devo essere sincera, o in Brasile, perché non so, mi piacciono, cioè per quello che ho visto mi piacciono i brasiliani come di aspetto, oppure, scusate, oppure l'America, comunque gli Stati Uniti, non so, in quei posti di mare tipo Florida, California, Los Angeles, e insomma, sì. Quindi, questo era il video, spero che vi sia piaciuto. Io vi mando un bacione, spero di caricarlo più presto, magari adesso. E vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!